Comunque va bene, approfittiamo comunque per ringraziare ancora Stream Fighters per avermi permesso di entrare nella loro associazione come rappresentante per Killer Instinct. Spero che la nostra collaborazione vada avanti per creare opportunità sempre migliori per la nostra community. E ancora un saluto, grazie a tutti agli Stream Warriors che abbiamo in chat. Quindi abbiamo uno scontro di Season 2 qui. Abbiamo TJ e Maya, i primi due personaggi usciti nella Season 2. Nessuna pausa, vero? Ok, inizia l'incontro, subito. Down Heavy Punch. Kyo subito con una bella combo da 22, senza meter. Command Grab. Il Tremor, difficilissimo da interrompere. Molto molto difficile da riconoscere la forza del Tremor per poter fare una breaker. Conviene sempre cercare di interrompere le manual piuttosto che le auto doubles di TJ. Molto più facile che cercare di interrompere i linker o quantomeno gli opener. Subito una presa. Maya subisce un bel cartone nel cervello. Riesce a evitare la daga. Lockout. Ancora. Wall Splat. Vediamo qual è il mix-up. Niente. Subisce la presa. È nell'angolo, ma viene subito fuori perché mai indietreggia. Vuole la sua daga. Ecco la daga. Ma subisce la combo nel tentativo di recuperarla. La powerline non colpisce. Triplo backfist. Ancora niente. Back Heavy Punch come command move, una bella manual, hard knockdown, mix up di daghe, continua, lockout, ho ancora l'hard knockdown per il mix up, ci ritroviamo, uppercut, non continua la combo, doppia daga in jungle, rende safe l'uppercut con la daga e continua la combo, il lockout, e chiude la prima barra di vita. Oh, scusate, ho avuto un attimo di pausa per scrivere in chat, ma qua vedo che TJ va con la doppia ultra combo. Fino al blowout, ancora. Shadow. No, non va in doppia ultra combo, vuole chiudere con una powerline. E chiude in bellezza, un primo match. Aggiudicato per Kyo Kusanagi. Quindi dopo di questo cioè ci aspetta un bel mirror match, si suppone ovviamente, poi vedremo. Breaker contro Uffler, tenetevi pronti che vi arriverà l'invito alla fine di questo round dei loser. Così avremo i nostri quattro semifinalisti definiti. No, in realtà ne avremo solo tre. Il quarto vedremo con la semifinal. Si parte. Ancora TJ Maya. Back heavy. Low light, chiuso subito. Ed è la sweep per avere l'hard knockdown dopo quella combo, perché di solito non è così. Quindi Rael fa sempre quel juggle di sweep per avere l'hard knockdown e subito il mix up successivo. Ha caricato tutte le daghe al costo di una barra di meter. Vediamo cosa ne farà. Viene interrotto, non riesce a fare la sua level 8 ender. Ma a quanto pare Rael, abbiamo visto che utilizza di più quel meter per l'unblockable che per il danno. Subito un lockout per il danno massiccio, Powerline Ender, Wall Splat, ancora ginocchiata nello stomaco. Ecco qua l'Unbreakable che insegue. Come dicevo prima, Ryle tendenzialmente utilizza il meter
delle daghe per fare quello piuttosto che fare molto danno, anche perché con la barra della vita così in basso per l'avversario sarebbe sprecato, giustamente. Ecco qui, dopo un bel saltone full screen che chiude con un heavy kick volante, il Tremor viene interrotto dallo Shadow Uppercut. Come avete visto, il Tremor ha un effetto a tutto schermo di knockdown, che però non provoca alcun danno. Shadow Uppercut per il Juggle. Non esce il Juggle. Vediamo se userà la daga per continuare, infatti. Ma droppa la combo, viene immediatamente punito. Powerline Ender. E chiude così il round. 40% di vantaggio per Ryan, che diventa un 50 e passa. Subito col bus, viene aperto. Medium manual nella Ender per il hard knockdown. Vediamo, si ricarica le daghe. Gli manca un pip per avere l'unblockable, quindi niente da fare. Non riesce a bloccare lo Shadow. Chiusura in wall splat. Troppo lontano per fare il wall splat. Il Mantis colpisce. DJ in danger. Vediamo cosa succede. Ecco qui. Maya conclude la sua corsa per la vittoria. Ed ecco qui che passa rondendo il cervello. Siamo al terzo incontro di questo round. La bella ragazzi, vediamo chi vince, vediamo chi passa il turno. Abbiamo questo bel TJ agguerrito, questa Maya incazzata. C'ho il dente avvelenato con Maya perché è troppo, era sgrava quando è uscita e mi turbava abbastanza. Mi spatazzava il mio povero Fulgor. Ok, combo breaker. Io subito in svantaggio. Ma ginocchiata nello stomaco di Maya, non gliela toglie nessuno. Non ha le daghe per continuare la combo. Ne recupera una. Lancia una, prende l'altra. Uno scambio, tutte le daghe. Riprende la Mantis. Il back heavy non connette. Ecco qua. Ma il lockout, non riesce a indovinare l'auto. Il barrage, no, va per il wall splat. Vediamo, command grab. Attiva l'istinto. Tremor, nel ginocchiazzo. Ancora una ginocchiata subito dopo la powerline. Ancora il Mantis. Il mix up, non funziona. La rotolata di TJ sul wake up riesce a uscire dal mix up infernale di Maya con la sua Shadow Dagger. Ma il Mantis pareggia i conti. La powerline viene intercettata da una daga. E chiude così la prima barra di vita. Continua la combo, tenta il counter breaker sul recapture, ma TJ non ci casca. Kyo non si fa prendere alla sprovvista. Una presa. Salta evitando la presa di TJ. Subito una combo breaker. Ginocchiata. Sempre in faccia, ragazzi. La ginocchiata fa male. Io so a guardarla. Subito ancora una ginocchiata. Shadow. 1-2-3 riesce a interrompere il mix up per caricare la magia. Doppio. Cioè, finta di overhead più overhead vero. Quindi doppia capriola per Maya. Veramente ambiguo. Ma TJ subito in lockout. Recupererà un bel po'. Powerline Ender. Command grab. Ancora un juggle con la ginocchiata per allontanare Maya. Ed è in vantaggio. Rotolata in grab. Pericolo per Maya. Ragazzi, ho detto una gran cavolata prima. E vince Kyo Kusanagi.